I suoi uffici nel paese sono pieni di cittadine e cittadine che vengono a chiedere un aiuto finanziario urgente. Aneddoto rivelatore, durante lo sciopero degli studenti l'anno scorso si poteva leggere sui muri di Gerusalemme: Arcadi, dacci soldi per studiare. Vedi cosa fanno questi buoni, questi buonissimi oligarchi. I diritti sociali acquisiti in Occidente nel corso del XX secolo hanno lasciato il posto alla buona vecchia carità cristiana del XIX secolo. Ma più che a proprietario di acciaierie e miniere, oggi ci si rivolge ai nuovi padrini, che sono gli oligarchi o i nuovi padroni. Questi non hanno più bisogno di sporcarsi le mani, controllano il capitale finanziario, i dirigenti politici e una parte sempre più importante dei mass media. Oh, che novità! Arkady Gaidamak potrebbe, se lo volesse, essere primo ministro, te credo. Molto più in gamba sicuramente di Netanyahu, anche di Netanyahu. Ah, certo. Ma preferisce il titolo prestigioso di sindaco di Gerusalemme, cazzo, dove avvenne la famosa resurrezione di Cristo, perché ha già il potere e il controllo. Più discreto di Gaidamak, un altro oligarca fa crescere la sua posizione. Si chiama Lev Levayev, un classico nome di ebreo russo. Non vi è dubbio che presto si sentirà parlare di lui. Questi miliardari di origine russa mostrano l'evoluzione del capitale israeliano, ma soprattutto quella della classe politica e dello Stato, che si riduce sempre più a due istituzioni, il mercato e l'esercito. Tra i due il popolo è diventato orfano. Ora, io vi ho letto, cari amici, questa cosa bellissima, proprio perché vi dice quello che sta avvenendo in Italia. Punto e basta. Noi aspetteremo gli oligarchi, verrà qualche oligarca, magari scappato. Ma già c'è. No, ancora non si dichiara, ma già c'è, sì. Guarda Passera, per esempio, no? Sì, vabbè, sì, ma non so quelli, io parlo proprio degli oligarchi, quelli russi, che arrivano ricchi di miliardi, derubati al popolo russo, e che molto gentilmente distribuiranno ai poveri bambini scalzi delle popolazioni italiane indigene. E noi aspettiamo questi oligarchi, o no? D'altronde, purtroppo sì, l'andazzo è quello. D'altronde un oligarca vuole diventare sindaco di Gerusalemme, un altro potrebbe diventare sindaco di Roma, sicuramente meno idiota dell'attuale. Ha detto che è a colori, sì. Ha preso una Roma in bianco e nero e la sta portando a colori. Porca madosca, perché non gli puliamo il buco del culo? È proprio idiota fino al midollo questo, cioè proprio idiota totale, scemo totale proprio. No, lui si vuole l'oligarca. Siccome a Roma e soprattutto al Colosseo ogni tanto facevano mangiare, poveracci, avevano fame, facevano mangiare qualche leone, qualche cristiano, tu lo sai che i leoni disprezzavano i cristiani perché puzzavano. E per prendere in inganno i leoni a questi cristiani, li dovevano travestire, no, da pecore. Quindi se no i leoni non se li mangiavano, sì, tanto è vero, puzzavano, è vero, capito, è vero. Questo? Allora continuiamo, ci abbiamo ancora un po'? Sì, ci abbiamo ancora 40 minuti. Panorama, questo è uno degli ultimi numeri di Panorama, ci sono 3-4 cosette che vale la pena di leggere. Uno è: altro che Grecia, è la Gran Bretagna a togliere il sonno alla Unione Europea. Gli inglesi, cari amici, se ne vogliono andare, che oltretutto, siccome sono degli usurai, perché gli inglesi non pagano pegno come noi, perché loro non hanno l'euro, però lucrano sul signoraggio dell'euro. Malgrado questo, siccome non gli va bene, se ne vogliono andare, io mi auguro che se ne vadano quanto prima. Oh, mentre quest'altra cosa è una notizia che voglio far vedere. No, ma soprattutto stanno in gravi difficoltà, in quanto la loro industria non esiste più. Ma infatti, noi ci stiamo arrivando, loro già da bel lì. Era un'industria che era fiorente quando si basava sul carbone. Sull'acciaio e carbone. Sì, ma sul carbone. Nel momento in cui il carbone non serve più, è inutile che loro vadano a trovare, no? Che vadano a trovare del petrolio sul mare del nord, è un petrolio che finisce presto. Questo invece è interessante, nelle librerie tedesche torna il Mein Kampf di Hitler,
E questa per me è una notizia piuttosto importante, che piano piano si svegliano un po' tutti. Però leggiamo oggi su internet è uscita finalmente la notizia su Facebook che dentro a Auschwitz, oltre ad esserci la biblioteca, le palestre, le piscine, i bordelli, la chiesa, c'era il bordello. Il bordello. Oh, il bordello, ma non per le guardie. No, per loro. Erano tutti lì che andavano e pagavano. Lì c'era un giro di soldi, non finiva mai. Ah. Allora, qualcosa non quadra. No, non è così, ti immagini. Allora, Hitler rischia ancora di essere una fonte di ispirazione? A 90 anni dalla sua prima edizione, il Mein Kampf si prepara a tornare nelle librerie tedesche. Se il governo tedesco non deciderà di emettere una nuova legge che ne limiti le modalità di pubblicazione, all'inizio del 2016 chiunque potrà commercializzare l'agghiacciante saggio di Adolf Hitler, manifesto portante del nazionalsocialismo. Dalla morte del dittatore oggi, i diritti sono stati detenuti dal Land della Baviera. È il Land che ha i diritti, capito? Erede. Sì, sì. Che ha autorizzato solo pochissime pubblicazioni, peraltro mai comprensive dell'intera opera e sempre solo per fini di studio. Diventa così una realtà l'ambizioso progetto dell'Istituto di Storia Contemporanea, sempre di Monaco ovviamente, di stamparne volumi comprensivi di un lungo commento critico. Nel 2013 il progetto fallì a causa delle polemiche sostenute con forza dalla comunità ebraica tedesca. Salvo sorprese, stavolta il volume sarà realizzato. Le autorità federali hanno già accordato il proprio placet. La pubblicazione del Mein Kampf in Germania può essere un buon punto di partenza per far cadere alcuni tabù e disinnescare l'uso populistico che alcuni politici ne hanno fatto e continuano a fare, scrive Leonid Bersinsky su Bloomberg View. Aumenterà l'antisemitismo, si chiede invece il Jewish Week, che cita i casi di India, Turchia e Russia, paesi in cui non vige il divieto di commercializzazione del testo diventato un best seller. Beh, com'è che in Turchia, in India e in Russia il testo è diventato un best seller? Vuol dire che a qualcuno gli interessa, che dici tu? Mi e lui sì. Sono quelli che avevano vinto la cattiva Germania nazista. Essere che qualcosa non quadra. Dubbi vengono sollevati anche dalla ARD, la rete TV pubblica tedesca, che ha trasmesso un documentario sulla forza delle idee naziste nella Germania odierna. Meglio mantenere i divieti o aprirsi a qualsiasi discorso, anche il più controverso? Io vedete un po' e vedetevela tra di voi, perché a me queste cose qui non è che mi interessi in maniera particolare, lo dico semplicemente perché, per onore di cronaca, ecco, fisco e giustizia, ecco i vostri deficit. Questo non lo diremo perché è la cosa che ci interessa di più. Allora, adesso io vorrei passare a quello, a meno che non lo voglio leggere. Leggilo tu, perché è troppo bello questo. Io faccio qualche rilievo. Allora, cari amici, entriamo nel caldo di una questione che è veramente fondamentale. Perché? Perché i pochi italiani che sanno che esiste la Costituzione e che sanno cosa significa e sanno cosa dice, soprattutto questi pochi italiani, pochissimi sanno, come sapevo io prima di questo articolo, devo dire la verità, che i patti lateranensi di Mussolini del 29 furono inseriti all'interno della Costituzione, diventando elemento portante della Costituzione stessa, creazione dello Stato, della Costituzione fascista, non quella del 47-48. No, della Costituzione del 47-48. Anche, ma prima non era una Costituzione. Vabbè, quelli erano puri e semplici, era un puro e semplice trattato internazionale. Nel momento in cui sono stati inseriti all'interno dei testi costituzionali, ma nel 47, oppure già nel 30, no, con non faceva l'emanazione parte, assolutamente niente, erano accordi internazionali.
nel momento in cui questi trattati entrano all'interno della Costituzione, sono l'elemento portante e mettono la Repubblica Italiana in condizione di essere totalmente asservita all'interesse dello Stato del Vaticano. È lì il discorso. E pochi lo sanno. Allora, io queste cose le sapevo, l'ho sempre saputa, ma non sapevo le motivazioni addotte da Togliatti per dire che questi accordi dovevano essere inseriti all'interno della Costituzione. Infatti, guardate, riflettendoci, diciamo, appena appena banalmente, ma la cosa incredibile è che le cose più banali non appaiono, come è chiaro oramai anche chi si occupa, esatto, di psicanalisi. Quando tu vedi una cosa alla luce del sole pensi che sia una cosa normale, regolare, logica, accettabile, e invece no, molto spesso succede che ti ritrovi dentro la Costituzione il testo di un trattato internazionale, come ad esempio quello del TISA o del TTP attuale, che permette il bypassaggio direttamente della legge della magistratura italiana nei confronti di un non meglio dichiarato tribunale sovranazionale che non sarà mai messo in atto. Se tu vuoi eliminare i patti lateranensi, devi eliminare la Costituzione repubblicana, nel senso che devi fare un atto previsto dalla Costituzione, certo. di annullamento della Costituzione stessa. Certo. E adesso di modifica. Sì, ti modifico, per poter modificare la Costituzione c'è tutta una procedura. È tutto il capitolo 1 che va modificato, certo. Una bella gatta da pelare. Veniamo a vedere esattamente con che gente noi abbiamo avuto a che fare, e tenendo conto che Togliatti era il capo del Partito Comunista. Perché se non ci fosse stato questo discorso, se non ci fosse stato che il partito, che chi era iscritto al Partito Comunista veniva dichiarato sconfessato dal Papa, scomunicato, era scomunicato, no? Come lo stesso meccanismo del Vaticano, di cui parleremo al momento opportuno, che il Vaticano scomunicava coloro che andavano a farsi prestare i soldi degli ebrei, a meno che non fosse un ebreo concessionario con bolla, del diritto, con bolla tasta proprio qui sulla fronte, dove la facevano vedere, capito? Andiamo avanti, poi ci arriviamo anche al bollarium. Sentite che cosa dice Togliatti in quella importantissimo intervento. Palmiro Togliatti, capo di quel partito comunista, diciamo, che aveva massacrato preti, un articolo, fascisti e quant'altro. Un articolo tratto da 30 giorni, sì, che era il giornale diretto da chi era Giulio Andreotti. Ma certo, per un certo periodo è stato diretto da Giulio Andreotti. Era comunque fondato il giornale della Chiesa. Certo. Era il settimanale, me lo ricordo benissimo, era il settimanale della Democrazia Cristiana, indirettamente della Democrazia Cristiana, più orientato verso, appunto, all'epoca più orientato verso l'Azione Cattolica, ecco, più che Democrazia Cristiana. Allora sentiamo un pezzettino dell'intervento di Togliatti. L'onorevole Dossetti, riferendosi a questa prima parte dell'articolo che stiamo discutendo, si sta discutendo nella Camera Costituente, nel Parlamento Costituente, che era un Parlamento, la gente non lo sa, era all'interno del Parlamento, c'era la Commissione Costituente. L'onorevole Dossetti, riferendosi a questa prima parte dell'articolo che stiamo discutendo, cercando di darne una giustificazione dottrinaria, diceva che questa si può trovare in un corso di diritto ecclesiastico tenuto precisamente nel 1912 all'Università di Torino dal senatore Francesco Ruffini. I Ruffini sono sempre stati cattolici. Di Toscana? No, questo Ruffini del professore, no, quei Ruffini lì, no, che erano cattolici. I Ruffini sono stati poi una sequela di senatori e deputati anche abbastanza recentemente, poi mi pare che la dinastia non compaia più. Si è interrotta. Deve essere una cosa di questo genere. Voi mi consentirete di ricordare all'onorevole Dossetti, capo in testa
di quella linea di Democrazia Cristiana di sinistra, che a un certo punto trovatosi con Aldo Moro erano sì, i due rappresentanti, esatto, bravissimo, illuminati, bravissimo, anche solo più... che Dossetti, non potendocela più, si è fatto frate, ma questa sì, è tutta l'altra questione. Gli hanno detto, stai detto quello che fa, anche a lui ha preso più mitico, esatto, sì, esattamente, si è messo, esatto, in eremo. Gliel'ho detto molto prima di quello che hanno detto, sì, a Moro, come una ventina d'anni prima. Voi mi consentirete di ricordare all'onorevole Dossetti che sono stato allievo di quel corso. Rivendica la sua appartenenza cattolica. Il capo del Partito Comunista Italiano che si era macchiato e che si era stragi. Macchiato, di stragi, di preti, di cattolici, di fascisti, di italiani. Di italiani che si erano arresi, maledetti loro, cretini, invece di difendervi, invece di arrendervi, difendetevi, che tanto vi ammazzano lo stesso. È stato allievo di quel corso, che l'ho frequentato quel corso, che ho dato l'esame, ha persino dato l'esame di diritto ecclesiastico su quelle dispense che gli ha citato e lodato. E forse per questo che non ho trovato difficoltà a dare quella formulazione, appunto quello di dire che lui andava benissimo inserire dentro la Costituzione gli accordi fatti da Mussolini col papato. Ma come? Lui da capo del Partito Comunista avrebbe dovuto, da eretico, come scomunicato, come minimo dire andate a fare in culo. Come minimo. È qui che nasce il cattocomunismo, quello di oggi. Dall'origine, fin dalla radice. Esattamente, l'equivoco fondamentale di cui noi oggi siamo vittime. Oggi finalmente siamo alla conclusione, esatto, del giro, esatto, e vediamo che i due estremi sono, esatto, uno. Esattamente. E cioè la DC e il PC sono uno. Esattamente, è vero, hai detto una cosa giustissima. Oh, e forse per questo che non ho trovato difficoltà a dare quella formulazione. Ricordo però anche che quelle lezioni non erano frequentate soltanto da me. Cazzo, che veniva alle volte e si sedeva in quell'aula un uomo, un grande scomparso, è verissimo, un grandissimo scomparso, perché è stato veramente un grande amico e maestro mio, maestro tuo molto meno, molto meno, ma molto... amico poteva essere, Antonio Gramsci. E uscendo dalle lezioni, passeggiando in quel cortile dell'Università di Torino, oggi seministrutto dalla guerra, egli parlava con me anche del problema che ci occupa in questo momento, del problema dei rapporti fra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Quindi, non solo Togliatti, ma anche Gramsci, uno dei grandi del pensatori, certo, del pensiero comunista italiano. Non entriamo nel merito, solo che ricordo che quando siamo andati a fare molto curvilineo, in tutte le sue manifestazioni come qua. Pensa che Gramsci ha scritto molto, io mi trovo molto coerente perché Gramsci era nell'ambito del pensiero gentiliano. E se è stato curvilino è anche perché ha avuto nel dopoguerra parecchie correzioni da parte di Togliatti. Gramsci era morto e Togliatti si è permesso di correggere, capito? Perché tutte le edizioni delle opere gramsciane sono uscite tutte con la supervisione di Palmiro Togliatti, ricordiamocelo bene. Quando siamo andati a fare alcune denunce alla caserma dei carabinieri di un certo posto, lì c'era una clinica, la più ricca, più lussuosa clinica d'Italia, che è stata la prigione di Gramsci. Ne hai parlato quella appunto, volta là, appunto. Sì, quella era la feroce prigionia di fascista di Antonio Gramsci. Andiamo avanti. Oggi si è distrutta la guerra. E che in realtà ero sei italiani. Eravamo allora entrambi giovanissimi, entrambi all'inizio della nostra vita politica, e ci sforzavamo di individuare quali erano le origini e quali avrebbero potuto essere le sorti future di quel contrasto tra lo Stato e la Chiesa, che allora era ancora per gran parte in atto in Italia, ma che in parte era superato o si stava superando. E ricordo che Gramsci mi diceva: state bene attenti, amici, quello che sto per leggere. Gramsci mi diceva che il giorno in cui si fosse formato in Italia un governo socialista,
in cui fosse sorto un regime socialista, uno dei principali compiti di questo governo, di questo regime, sarebbe stato di liquidare completamente la questione romana, garantendo piena libertà alla Chiesa Cattolica. Quindi il fascismo è stato un regime socialista, come tanti nostri amici sostengono, e che ha fatto esattamente quello che volevano Togliatti e Gramsci nel 1912, nel 12, e l'ha fatto nel 29, cioè a distanza di 10 anni. Avete capito? Uno degli altri grandi problemi che si è portato dietro il socialismo italiano era quello della redenzione della mano morta papalina, e cioè abbiamo parlato l'altra settimana della cosa lì, della eredità, della oh, non mi viene il nome. Del latifondo. Sì, ma del latifondo dell'Italia centrale, dove è nato, dove sono nate tutte le grandi città del Duce, a cominciare da Litoria, ed è stata appunto la grande riforma terriera e la grande bonifica, che è stato uno dei primi punti essenziali del socialismo nazionale italiano, certo. E che è stato realizzato, vedi caso, da Mussolini. Vabbè, che c'entra questo? Non... Nella tradizione del socialismo italiano c'erano due punti, certo. Questo di finirla con questo contrasto con la guerra alla Chiesa, e l'altro è quello della redenzione dell'agropontino, certo. Tutte e due azioni fatte, vedi caso, dal fascismo, cioè che ci viene a dire che il fascismo altro non ha fatto che applicare concretamente quelle che erano le istanze fondamentali del socialismo italiano. Certo. Oh, proseguiamo. Ripeto che la prima parte di questo articolo non offre per noi nessuna difficoltà. E vengo alla seconda parte, che è quella a proposito della quale hanno avuto luogo i più ampi dibattiti e avrà luogo lo schieramento più importante di quest'Aula. Qui si tocca il fondo del problema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Ora, di questo problema noi non ci siamo interessati soltanto oggi, né soltanto nel corso delle discussioni della prima sottocommissione e della commissione dei 75. Fino all'inizio del 1946, quando si tenne a Roma il quinto congresso del nostro partito, siamo nel 46, dopo le stragi dell'aprile, maggio, giugno del 45, 6 mesi dopo, primo congresso, dedicammo una parte non trascurabile dei nostri dibattiti all'esame di questo problema, e la nostra posizione venne allora definita così nel rapporto che io tenni al congresso. Permettetemi di citare: poiché l'organizzazione della Chiesa, dicevo io allora, continuerà ad avere il proprio centro nel nostro paese, e poiché un conflitto con essa turberebbe la coscienza di molti cittadini, dobbiamo regolare con attenzione la nostra posizione nei confronti della Chiesa Cattolica e del problema religioso. La nostra posizione è anche a questo proposito conseguentemente democratica. Rivendichiamo e vogliamo che nella Costituzione italiana vengano sancite le libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda religiosa e di organizzazione religiosa, ma consideriamo queste libertà come le libertà democratiche fondamentali, che devono essere restaurate e difese contro qualunque attentato da qualunque parte venga. Oltre a questo, però, esistono altre questioni. Allora, tu vuoi la libertà di culto, di credo, poi però diceva, poi però, secondariamente c'è anche una controindicazione, caro figliuolo, tu, io guarda, ti mando tranquillamente in paradiso, tu fidati di me, io ho un rapporto diretto col Padre Eterno, mi fai un'offerta che te costa, no? L'indulgenza, mi fai un'offerta e baci eventualmente il cordone, che c'è di strano? Lo trovo perfettamente normale, quindi libertà di culto, libertà di coscienza, quello ti va, ma ci sono questi nostri amici, non sono proprio vestiti come noi, perché molti portano la sottana, cioè non è questa grossa differenza, no? Ecco, allora, ti vedi, contro qualunque attentato, oltre a questo però esistono altre questioni che interessano la Chiesa e sono state regolate coi patti del Laterano. Ma scusa, e i patti con Laterano sono stati firmati dal cattivo Mussolini o no?
Ma tu, Partito Comunista, non sei il partito antifascista per eccellenza? No, ma io vorrei che questi comunisti del cazzo, questi giovani comunardi che dicono di essere comunisti, sono dei coglioni, si andassero a leggere quello che dice il loro capo, no? Che è stato definito niente un po' di meno il migliore, fu definito all'epoca il migliore, ma è stato definito niente un po' di meno dal cardinale Bertone in un discorso, un dialogo che ha avuto con D'Alema uno o due anni fa, come il cardinale Bertone ha detto che Togliatti bisogna metterlo tra i padri della Chiesa. E cioè ha ragione. Cazzo allora. Cardinale Bertone, tu sì che, però adesso Bertone, detto da Bertone, devi trovare intanto un po' di miracoli, no? Però come facciamo a metterlo tra i santi? Certo. Un po' deve essere. Infatti, Bertone, lo sai che i miracoli si trovano sempre. Quando c'è qualcuno che devi santificare, il miracolo, sai perché quando il prete prega, no? Oltre a questo, però, esistono altre questioni che interessano la Chiesa e sono state regolate coi patti del Laterano. Per noi la soluzione data alla questione romana è qualcosa di definitivo che ha chiuso e liquidato per sempre un problema. Allora te va bene. Allora il cattivo Mussolini ha fatto talmente male che tu non ci vuoi mettere nemmeno una virgoletta di più o meno. Al trattato del Laterano è però indissolubilmente riconcordato. E questo è interessante. Perché tu dici il trattato, insomma c'è anche il concordato, ma è indissolubilmente legato, non è che tu dici modifichiamo il concordato, no, questo è per noi uno strumento di carattere internazionale, oltre che nazionale, comprendiamo benissimo che non potrebbe essere riveduto se non per intesa bilaterale, salvo violazioni che portino l'una parte o l'altra a denunciarlo. Questa nostra posizione è chiara e netta. Essa toglie ogni possibilità di equivoco e impedisce che fondandosi sopra un equivoco si possano avvelenare o intorbidire i rapporti. Te ti immagini, non erano avvelenati i rapporti nel 46, nel 47 col Vaticano, la Democrazia Cristiana, scontri in continuazione in Italia coi comunisti? Finisci tra le forze più avanzate della democrazia che seguono il nostro partito e la Chiesa Cattolica. Come vedete vi sono qui alcune affermazioni fondamentali alle quali abbiamo il dovere di rimanere coerenti, alle quali ci siamo sforzati di rimanere coerenti, alle quali credo che siamo rimasti coerenti fino ad ora. E come no? Prima affermazione, si facevano il segno, prima ammazzare i fascisti, no? Che si erano arresi, si facevano il segno della croce, non lo sapevo. Prima affermazione fondamentale, la rivendicazione delle libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda religiosa e di organizzazione religiosa. Il progetto di Costituzione per questa parte ci soddisfa. Noi appoggeremo tutte quelle proposte le quali tenderanno a rendere sempre più tranquille le coscienze di tutti i credenti e di tutte le fedi, garantendo loro tutte le libertà in cui hanno bisogno per esplicare il loro culto e svolgere la loro propaganda. Infatti si vede. Seconda affermazione, consideriamo definitiva la soluzione della questione romana e non vogliamo in nessun modo riaprirla. Lui va anche a dire saluta al duce, l'unica cosa che poteva dire è saluta al duce. O no? Tutti in piedi. E quindi, insomma, qui l'articolo è molto lungo, non purtroppo no, il tempo di leggerlo tutto non c'è. Però questo evidenzia un tratto sommatico ben preciso della nascita dell'accordo fra l'Italia e lo Stato della Chiesa, perché non posso immaginare che Mussolini e diciamo, i suoi consulenti dell'epoca non fossero al corrente che di questo trattato era interessato Togliatti, il Partito Comunista, ovviamente oltre alla Democrazia Cristiana, o il Partito d'Azione come si chiamava. Tanto è vero che il Partito Comunista per voce di Togliatti era diciamo comunque diciamo in quanto capo del governo diciamo incaricato di quello spirito di convergenza di interessi anche da parte dei comunisti. Certo. Tant'è vero che dopo la conquista dell'Etiopia il Partito Comunista dalla Russia mandò la famosa lettera
ai fascisti intitolata Fratelli in camicia nera, e siamo nel 1936, dopo le detestate conquiste del fascismo in Africa. Allora, cari amici, siate seri, come diceva chi era quello che vabbè, non me lo ricordo. No, ma Garibaldi, no? Quando venne a Roma, prima, quando Garibaldi, poveraccio, nel 67 le prese a Mentana, e Roma gli fregava un cazzo. Lì sono morte quasi 4.000 persone. Quando Garibaldi entrò a Roma negli anni 82-83, sì, più o meno 82, ci fu tutto. E Garibaldi a un certo punto è salito su un balcone e dice: Romani, siate seri. Ma è sempre così, purtroppo il vincitore ha sempre ragione, certo. E il popolino fa applaude. Tu hai qualcosa da aggiungere? No, anche perché abbiamo i minuti contati, devo andare assolutamente. Allora, chiudiamola urgentissimamente. Sì, chiudiamola subito, perché avevamo preannunciato che saremmo andati a esporre questa bandiera. La facciamo vedere di nuovo. Questa è la bandiera che esporremo, e vogliamo far vedere anche l'immagine di quel grandissimo uomo che l'ha pensata e l'ha inventata. Eccolo qui. Vedete che c'ha proprio una faccia di russo. Sì, russo autentico. Fine 800, vale. Russo da fine 800. Allora, lui è riuscito a sfuggire dalle grinfie dei comunisti nel 1920 e si è portato in America, dove ha svolto una funzione non solo di grande pittore, ma anche di studioso dell'Eurasia, del Centro Asia e quant'altro. Ne parleremo in maniera adeguata, e con questa immagine chiudiamo la nostra trasmissione. Ciao a tutti, alla prossima. Dove devi andare? Aspetta.